Gianluca, prima di tutto il segreto dell'immortalità. Secondo me a casa c'hai nettare e ambrosia che te li tieni lì perché cammini sulle acque, vai sott'acqua con la Vespa. Ho letto qualcosa stamattina in tal senso. Ecco, no, dimmi, qual è il segreto dell'immortalità? L'educazione. È un grandissimo segreto. No, l'educazione nel senso che è una cosa importante sia verso il prossimo che verso se stessi, capito? L'educazione, la disciplina, la costanza, il senso del dovere, per cui io faccio tutto quello che circonda la mia sfera, quindi i rapporti con i terzi, i rapporti con me stesso, con grande educazione, con grande rispetto sia della mia figura che della figura del prossimo. Questo è un buon segreto, secondo me. È un ottimo segreto. Veniamo un attimo alla collezione per la capsule con Happiness. Allora, perché non sei nudo? Nel senso, non va bene, c'è giacca e cravatta, cioè dove sono i tatuaggi? No, ti vogliamo vedere, no? No, ma perché, vedi, ecco, già il fatto che tu mi chieda questo vuol dire che va bene, nel senso che ha destato un po' di curiosità il fatto che io non fossi senza veli come mi pongo spesso. No, ho scelto di fare questa cosa con Happiness perché Happiness è un'azienda giovane, molto spiritosa, che si prende poco sul serio e incarna abbastanza bene quella che è la mia filosofia di vita, che è molto consapevole del concetto di passaggio, del concetto di transito e quindi del concetto di sfruttamento di ogni opportunità che ti dà la vita, capito? E quindi sono stato felice, mi sono divertito anche molto, sono stato felice nel senso, vedi, che anche molto coerente col marchio, no? Perché è il presupposto, diciamo, della felicità è anche quello di godere della vita, quindi enjoy e happiness vanno molto d'accordo, capito? Sì, infatti è il tuo marchio, diciamo. Sì, sì, è il mio marchio. Poi loro sono molto accoglienti, come peraltro lo sono io con il prossimo, e quindi l'ho fatto con grande piacere. Quando Yuri mi ha telefonato ho veramente accolto il suo invito con grande gioia. Ah, dal tuo marchio hai un altro marchio che è Instagram. Comunque Instagram è il tuo social. Allora, una Instagram che Facebook, anche su Facebook ho una fanpage che ha forse più fan di Instagram, nel senso che ne ho quasi 150.000, con più o meno 150 e 150. Credo che Instagram sia un social intelligente perché è un social immediato, reattivo e quasi interattivo, molto veloce, capito? E poi si basa sull'immagine, che alla fine è quello che vuole la gente, perché la gente vuole un impatto visivo con un breve commento sull'impatto visivo che riceve, quindi è molto coerente coi tempi Instagram. Se tu Instagram lo vivi col dinamismo che Instagram stesso richiede, è facile che tu abbia, però comunque guarda, Instagram, Facebook, qualunque social network si basa sul fatto che di condividere col prossimo in trasparenza e con educazione e con rispetto. Questo per me è fondamentale, perché io vedo molte figure poco educate sui social e il fatto che chi magari affronta i giovani, i ragazzi con educazione abbia successo non mi stupisce tanto. Senti, ma perché su Instagram non segui nessuno? Ma dunque, io lo dico sempre, perché per me non è un mezzo per curiosare in quello che fanno gli altri, è un mezzo col quale io voglio comunicare nei confronti, cioè col prossimo e soprattutto con i ragazzi giovani, per cui io ho abbastanza chiaro quello che io voglio dire ai ragazzi, e per fare questo non ho bisogno di prendere spunti su Instagram. Prendo spunti magari da un monumento, da un'opera d'arte, da un articolo su un giornale. Non è che io non voglia informarmi, perché il fatto di non seguire nessuno non è un rifiuto del contributo del prossimo, è che scelgo il contributo del prossimo come meglio credo, ecco. Quindi, e poi perché comunque, sai, io faccio vivo il social network rispondendo a tutti i commenti con un grande impegno e con un grande coinvolgimento, il che presuppone anche un certo impiego di tempo che mi è consentito, anche perché io soffro di insonnia e durante la notte mi occupo abbastanza di queste cose, insomma. Siamo quasi alla fine dell'intervista. Senti, allora, tutti un po' vogliono essere come te, nel senso, comunque tu ti vediamo, case bellissime, la tua compagna è bellissima, cioè è un mondo fantastico. Allora io domani voglio diventare ricca, voglio diventare Gianlucia Vacchi. Spiegami adesso come devo fare per diventare come te. Guarda, sai, tanti giovani mi dicono come posso diventare come te, ed è uno dei motivi per cui io mi sono impegnato così, perché il vuoto identificativo, emulativo che vige oggi nella società
società contemporanea è un grande problema, perché un ragazzo di 20 anni non sa con chi identificarsi, obiettivamente. Per diventare come me, cosa che non so se augurare né a te né al pro né ai ragazzi, comunque bisogna avere molta tenacia, molto impegno, molta disciplina, e poi bisogna fare le cose seriamente e non seriosamente, perché sai, c'è differenza tra l'essere serio e serioso, e poi insomma cercare di fare sempre qualcosa che vada oltre quello che rientra nello schema ortodosso e nello schema borghese, capito? Perché io dico, amo dire che bisogna cercare un po' la personalità e il coraggio che avevamo quando, inconsapevole che avevamo quando eravamo bambini, capisci? Nel senso che da bambini noi tendiamo a colorare fuori da quelle che sono le righe che poi ci vengono imposte. Ecco, io cerco di non di avere lo stesso spirito che mi spingeva da bambino a colorare dove mi pareva, e questo è un po' quello che al giorno d'oggi nessuno inventa niente, esiste solo una grande funzione provocatoria, provocatrice, che però è necessaria per sviluppare, come dire, l'autocritica, l'introspezione, perché io non ho un segreto per dire si diventa come me facendo così, posso solo provocare, che è la più grande, secondo me, il più grande contributo che oggi si può dare al prossimo, perché oggi cosa vuoi inventare? È un mondo dove l'informazione è in possesso di tutti e circola con una velocità incredibile. La cosa che circola meno è il desiderio di farsi delle domande introspettive con una finalità provocatoria, capito? E io provo a fare quello. Ultima domanda, Gianluca Vacchi, Presidente del Consiglio, la prima cosa che fai? Pigiami per tutti, case di lusso per tutti, più palestre per tutti, la prima cosa che tu faresti? Dare le dimissioni e richiamare il Premier Renzi, che lo fa molto bene, è la prima cosa che farei. Grazie Gianluca, grazie mille. Grazie a te. È un piacere. Grazie.